Domenica mattina, San Costanzo, località Cerasa, questa è la situazione. Il manto nevoso ha superato oltre un metro e tutte le strade secondarie sono bloccate. Come vedete, anche i fabbricati sono interamente ricoperti di neve, i tetti presentano anche delle sporgenze anche pericolose. Cercheremo di salire su uno dei mezzi spartineve per raccontare quello che è il lavoro di questi uomini che in questi giorni stanno lavorando giorno e notte per liberare le strade e garantire la nostra sicurezza. Vediamo i mezzi spartineve che a fatica stanno cercando di aprire un varco su questa strada comunale per dare la possibilità comunque di accedere anche ai mezzi di soccorso qui ai residenti di questa zona di via Il Colle a San Costanzo. Saliamo su uno dei mezzi spartineve che in questi giorni stanno lavorando incessantemente per liberare le strade. Operatore che è con noi, Massimo, da quante ore sei all'opera? Ma ieri sera ci hanno fatto smettere perché praticamente non si vedeva più dove si passava. Abbiamo ripreso questa mattina, abbiamo messo soltanto 2 ore per uscire dal magazzino praticamente. Ci sono ancora delle zone che risultano isolate del comune, del territorio comunale, che tu sappia? Ma diciamo che più o meno sono tutte isolate perché avevamo pulite tutte, però come vediamo tra il vento e la neve che ha rifatto questa notte l'ha richiusa completamente tutto. Adesso stiamo cercando di riaprire e fare dove ci sono le emergenze. Adesso abbiamo un'emergenza qui in fondo, c'è una signora che si sente poco bene. Quindi anche i mezzi di soccorso, il 118, per poter arrivare ha bisogno comunque del vostro intervento prima di poter mettersi in strada. Ecco, vedete, in questo punto della salita purtroppo neanche il mezzo spartineve riesce a sfondare e probabilmente saremo costretti a passare dall'altro lato, quindi in discesa per poter riuscire a togliere la neve. Ecco, torniamo indietro sulla strada in quanto non si riesce a superare il muro sulla salita. Ecco Massimo, sicuramente questo è un lavoro anche abbastanza pericoloso. Abbastanza. Ti è capitato anche di avere incidenti su questo, andando a liberare, diciamo, le strade o... Proprio in questo punto l'altro giorno non ero previsto ancora di catene. Scivolato praticamente da in cima, mi sono fermato qua nel muro di terra che c'è, se no pensavo di andare a finire sulla casa che troviamo di fronte. Ecco Massimo, quanti sono i chilometri del comune di San Costanzo che state cercando di tenere puliti? Dunque, se non ho capito male, dovrebbero essere 96 più altre due strade, insomma superiori ai 100 chilometri. E quanti mezzi ci sono per fronteggiare questa... 5. 5 mezzi Due per notte? mezzi del comune più tre dei nostri. Ecco, stiamo uscendo da una delle strade comunali e vedete, questo è l'incrocio con la strada provinciale orcianense che, come vedete, è comunque completamente imbiancata e anche qui la situazione non è delle migliori. Ecco, vedete i pneumatici di questo mezzo dotato di catene. Ecco, pensate che le catene, Massimo, quanto pesano? 89 kg ciascuna. E mi diceva l'operatore che tra l'altro hanno un costo molto elevato. Quanto costa due catene per questo mezzo? Ma di listino tanto, poi alla fine per 1.400 euro siamo riusciti a prenderle più IVA. Diciamo che pensavamo peggio. Immaginate quindi anche i costi di gestione e di mantenimento di questi mezzi che poi devono lavorare in condizioni estreme.